Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continueremo quello precedente sul trasformatore monofase. La volta scorsa eravamo arrivati a vedere il diagramma vettoriale del trasformatore reale a carico e avevamo anche visto il circuito equivalente completo del trasformatore. Da questo circuito possiamo ricavare alcune equazioni. La prima, che è un'equazione alla maglia del primario, questa maglia qui. Analogamente possiamo scrivere una seconda equazione per la maglia del secondario. Poi possiamo scrivere la legge di Hopkinson per il nostro trasformatore. Abbiamo le amperespire primarie, le amperespire secondarie, la riluttanza e il flusso che circola nel nucleo magnetico. Poi possiamo scrivere questa relazione che lega la forza elettromotrice indotta in un avvolgimento con il numero di spire dell'avvolgimento, la frequenza e il flusso concatenato con l'avvolgimento, flusso massimo. Una relazione analoga la possiamo scrivere per l'avvolgimento 2 e infine, se applichiamo la legge di Ohm sul carico, otteniamo V2 uguale a Z per la I2. Eccola qui. Ora, in questa equazione tutte le grandezze scritte in rosso le supponiamo note perché le abbiamo misurate, le abbiamo calcolate, in sostanza sono note, mentre quelle scritte in bianco sono incognite, a parte le J ovviamente. Ora, sono 6 equazioni in 6 incognite e per di più alcune di queste equazioni sono equazioni vettoriali che quindi presuppongono l'utilizzo di numeri complessi, quindi parte reale, parte immaginaria. Insomma, risolvere un tale sistema non è per niente agevole. Però, se io potessi dire che V1 è uguale a meno E1, anche se non è esattamente così, non è esattamente così perché tra V1 e meno E1 ci sono di mezzo queste due cadute di tensione, come testimoniato anche da questa equazione qui. Però, supponiamo di poter dire che V1 è uguale a meno E1. Allora, visto che V1 è noto, posso ricavarmi meno E1 e quindi E1. Ma se E1 è noto, io mi ricavo il flusso massimo. E noto il flusso massimo, mi ricavo E2. Poi, combinando queste due equazioni, che hanno come incognite V2 e I2, io posso ricavare V2 da questa, uguale a ZI2, e sostituire qua. In questo modo avrei un'unica equazione in un'unica incognita I2. Mi posso ricavare I2 e poi nota I2 da questa mi ricavo anche V2. Poi posso ricavarmi I1' da questa legge di Hopkinson, perché in questa equazione praticamente I1' è rimasta l'unica incognita, quindi mi posso ricavare I1'. Poi, noti R0 e X0 e E1 che è noto, potrei ricavarmi IA e IMU, perché IA sarebbe uguale a E1 fratto R0, IMU sarebbe uguale a E1 fratto JX0, quindi mi posso ricavare queste due. Dalla loro somma vettoriale mi ricavo I0 e infine con quest'altra somma vettoriale mi ricavo I1. In sostanza ho trovato tutte le incognite. Ma come faccio a dire che V1 è uguale a meno E1? Con due passi potremmo arrivarci. Il primo passo è trasferire il parallelo R0-X0 a monte, come nella figura qua sotto. Praticamente prima era a valle di X1, ricordate? Ecco, prima era qui e quindi il parallelo era soggetto a meno E1. Adesso che lo abbiamo portato a monte, questo parallelo è soggetto a V1. Poi questi due parametri, la resistenza R1 e la reattanza X1, potremmo anche, come vedremo dopo, trasferirle al secondario. In questo modo, cioè portando il parallelo a monte, in questo modo si commette un'approssimazione, la IA diventa in fase con V1 anziché con meno E1, ma questa approssimazione è accettabile. Il secondo passo è trasferire R1 e X1 al secondario e quindi il circuito primario diventa questo. L'unica cosa che rimane è questo parallelo del ferro. Quindi stavolta, vedendo questo circuito, si vede che effettivamente V1 è uguale a meno E1. Ma trasportando R1 e X1 al secondario non cambia tutto?
No, se le cose sono ben fatte, no. Allora, in particolare, le perdite nel rame devono rimanere le stesse prima e dopo il trasferimento. Prima, quando la R1 stava al primario, era soggetta alla corrente I1' e quindi le perdite erano R1 I1' al quadrato. Una volta che questa la trasportiamo al secondario e cambiamo nome, la chiamiamo con un nome diverso, la chiamiamo R1 secondo, la R1 riportata al secondario, alcuni la chiamano R2', ma in sostanza è sempre la stessa cosa, è la resistenza del lato primario riportata al secondario. Bene, allora, adesso al secondario è soggetta alla corrente I2 e quindi le perdite saranno R1 secondo per I2 al quadrato. Bene, se tutto deve rimanere uguale, questi due termini devono coincidere, quindi sarà R1 I1' al quadrato uguale a R1 secondo per I2 al quadrato. Se qua dividiamo tutto per I2 al quadrato, questo va via e mi rimane R1 secondo, eccola qui. E da quest'altra parte mi rimane R1 e poi I1' fratto I2 tutto al quadrato. Ma avevamo visto, diciamo nel video precedente, che I2 era uguale a Kn I1'. Quindi I2 su I1' è uguale a Kn. E se io prendo il reciproco, cioè inverto, e prendo I1' su I2, I1' su I2 sarà uguale a 1 su Kn. Allora qua dentro, in sostanza, è come se io avessi 1 su Kn e poi qua è al quadrato. Quindi, in definitiva, avremo che R1 secondo è uguale a R1 diviso Kn al quadrato. Lo stesso discorso che abbiamo fatto con R1 potremmo ripeterlo per X1, per cui avremo un nuovo circuito equivalente tutto riportato al secondario. Quindi la regola generale è questa. Per riportare una resistenza, una reattanza o impedenza dal primario al secondario, basta dividere per Kn al quadrato. Il discorso fatto per le potenze potremmo rifarlo per le cadute di tensione, solo che stavolta non devono rimanere uguali le cadute di tensione. Perché? Perché supponendo che il trasformatore sia un trasformatore abbassatore, allora le tensioni al primario saranno più alte di quelle al secondario. Quindi se io voglio trasportare, che so, 10 volt del primario al secondario dovranno essere ridotti secondo il fattore Kn. Quindi, per riportare una tensione dal primario al secondario deve essere ridotta di Kn, come accade d'altronde fra E1 e E2. Infatti E2 è uguale a E1 diviso Kn, o fra V1 e V2,0, la stessa cosa. Allora, in base a quanto detto, vediamo cosa deve accadere. Prima la caduta di tensione era R1 I1'. Adesso deve essere questa la caduta di tensione al primario. La caduta di tensione della R1 secondo, siccome al secondario è attraversata dalla corrente I2, al secondario sarà questa. Bene, questa dovrà essere uguale a quella precedente diviso Kn, per quello che abbiamo detto prima. Cioè R1 secondo, se io divido qua per I2 e qua per I2, ottengo che R1 secondo è uguale a R1 per I1' diviso I2, tutto fratto Kn. Ma I1' fratto I2, cioè questa roba qui, abbiamo visto prima che era uguale a 1 fratto Kn. Quindi se io vado a sostituire qua dentro 1 su Kn e poi diviso ancora per Kn, ottengo che R1 secondo è uguale a R1 diviso Kn al quadrato, come già avevamo ottenuto per le perdite nel rame. Quindi abbiamo in sostanza dimostrato la legge detta prima, cioè che affinché noi possiamo trasportare delle impedenze dal primario al secondario senza che cambi nulla, queste impedenze vanno divise per Kn al quadrato. La stessa cosa, come già detto, vale per X1. Quindi, in sostanza, il circuito equivalente tutto riportato al secondario diventa questo. Qua abbiamo i due parametri che prima stavano al primario,
qua abbiamo quelli che già stavano a secondario, dove R1 secondo è uguale a R1 su Kn al quadrato e X1 secondo è uguale a X1 su Kn al quadrato. Ora, il passo successivo, come vedremo, è sommare queste due e sommare anche queste due fra di loro. Bene, facendo questa somma, possiamo scrivere che R2CC, questa, è la somma delle due resistenze viste prima, e X2CC, questa, è la somma delle due reattanze. Alcuni usano, anziché R2CC e X2CC, usano R equivalente secondo e X equivalente secondo, ma è sempre la stessa cosa. Quindi il circuito adesso diventa questo. Allora, se vogliamo adesso esaminare il diagramma vettoriale del trasformatore a carico con il circuito equivalente riportato al secondario, abbiamo che qui è il flusso che poniamo orizzontale verso destra, poi abbiamo la corrente magnetizzante in fase con il flusso, poi abbiamo E1 e E2 sfasate di 90 gradi in ritardo rispetto al flusso, poi abbiamo che meno E1 è opposta a E1 e abbiamo visto che essendo V1 uguale a meno E1, praticamente questo vettore rappresenta entrambi. Poi abbiamo che la icona A, abbiamo visto, era in fase con V1 e facendo la somma vettoriale fra queste due ricaviamo I0. Poi disegniamo la corrente al secondario, la immaginiamo così. A questo punto, opposto a questa, abbiamo la I1' e facendo la somma vettoriale di questi due otteniamo la corrente I1. Poi, se sottraiamo a E2' la caduta di tensione R2CC I2 e poi sottraiamo anche la caduta di tensione JX2CC I2, togliendo queste due cadute di tensione otteniamo la V2, che è sfasata di un certo angolo rispetto ai due. Quindi questo è il diagramma vettoriale del circuito equivalente riportato al secondario. Si potrebbe, e qualcuno lo fa, riportare tutto quanto al primario, stavolta moltiplicando, non dividendo, moltiplicando resistenze, reattanze e impedenze per Kn al quadrato, e avere un circuito equivalente senza secondario, ma io lo ritengo poco utile ai fini pratici e pertanto non lo propongo neanche. Ora però si pone il problema di come misurare o calcolare tutti i parametri che compaiono nel circuito equivalente. Per fare questo vengono effettuate delle prove con relative misure. Partiamo con la prova a vuoto. La prova a vuoto può essere effettuata alimentando uno dei due lati del trasformatore, lasciando scollegati, quindi a vuoto, i morsetti dell'altro lato. Supponiamo di alimentare il lato 1. Nella prova si effettuano misure con diversi valori di V1 in modo da poter creare una tabella e dei grafici. I risultati più significativi però li otteniamo alimentando con la tensione nominale, con la V1N. Lo schema di inserzione degli strumenti lo vediamo fra un attimo. Quindi, per quanto detto, sul lato 1 circolerà una piccola corrente, mentre sul lato 2, essendo i morsetti aperti, non c'è nessuna corrente. Lo schema di inserzione è questo. Abbiamo il frequenzimetro che onestamente molte volte non viene neanche inserito, perché se uno ritiene che la frequenza sia abbastanza corretta, cioè 50 Hz in Europa, potrebbe anche non metterlo, altrimenti se ha dei dubbi sulla frequenza mettiamo anche un frequenzimetro. Poi abbiamo il variac, che serve a variare la tensione di alimentazione da 0 fino a un certo valore massimo. Poi abbiamo un voltmetro qui, il wattmetro, l'amperometro e il secondario con i morsetti aperti, però a volte potrebbe essere utile anche mettere un voltmetro anche al secondario. Quindi questo l'abbiamo detto, il voltmetro V2 non è necessario ma utile per ricavare il rapporto di trasformazione a vuoto. Ora, il wattmetro, il voltmetro e l'amperometro, al netto delle correzioni per gli autoconsumi degli strumenti e le cadute di tensione interne, misurano la tensione V1, quindi misuriamo V1, la corrente I, assorbita dal trasformatore nella prova a vuoto,
e la potenza appunto assorbite a vuoto. Dato che siamo a vuoto, la corrente viene indicata con I con 0 e la potenza con P0. Si verifica sperimentalmente che la corrente e la potenza assorbite sono una piccolissima frazione dei loro valori nominali. Parliamo di valori intorno all'1, 2, 3, 4%. Questi valori diminuiscono all'aumentare della potenza dei trasformatori. Quindi la potenza assorbita è piccola, sia perché è piccola la corrente assorbita, ma anche per via del cosφ molto basso. Infatti I wattmetri che si usano in questa prova sono wattmetri a basso cosφ. Ora, il voltmetro messo qui non misura solo la tensione primaria, ma misura anche la caduta di tensione sull'amperometrica qui dell'amperometro e misura anche quest'altra caduta di tensione sull'amperometrica del wattmetro. Poi, anche la volumetrica del wattmetro, cioè questa qui, come già il voltmetro, misura anch'essa non solo la V1 di alimentazione, ma anche queste due cadute di tensione. Invece, per quanto riguarda la corrente, siamo a posto perché l'amperometrica del wattmetro e l'amperometrica dell'amperometro, cioè, sono soggetti all'effettiva corrente che assorbe il trasformatore. Quindi diciamo che l'amperometro misura l'effettiva corrente assorbita dal trasformatore, ma anche l'amperometrica del wattmetro. In questa prova le correzioni da apportare alle misure sono talmente minime che si potrebbero omettere, tanto più se non è richiesta una precisione elevatissima e se il trasformatore non è proprio piccolissimo in termini di potenza. Infatti, dato il basso valore di R1, X1 e di I con 0, le cadute di tensione di cui sopra sono davvero minime e questo in proporzione vale tanto di più quanto maggiore è la potenza del trasformatore. Passiamo ad analizzare P0. A cosa corrisponde il valore misurato dal wattmetro? Beh, sicuramente alle perdite nel ferro e alle perdite nel rame lato 1, perché il lato 2 è a vuoto. Cioè avremo P0 uguale a PFE più R1 I con 0 al quadrato. Ma in queste condizioni le perdite nel rame sono talmente piccole che potremmo trascurarle. Facciamo un esempio numerico pratico. Supponiamo di avere un trasformatore monofase da 3 kV/A con queste due tensioni nominali, con una R1 uguale a 0,5 ohm, una P0 percentuale uguale a 2% e un cosφ 0 uguale a 0,4. Sono valori abbastanza plausibili per un trasformatore di questo tipo. Facendo I calcoli, il 2% di 3000 è 60 watt, quindi le perdite a vuoto ammontano a 60 watt. Facendo I calcoli si può trovare una corrente I0 inferiore a 0,2 A. Io questo calcolo l'ho fatto a parte. Facendo il prodotto R1 I0 al quadrato otteniamo qualche centesimo di watt, più o meno 0,02 watt, che rispetto a 60 watt, 0,02 rispetto a 60 è totalmente trascurabile. Quindi, come detto prima, ciò diventa sempre più lecito per trasformatori di potenza maggiore. In definitiva, la potenza P0 misurata dal wattmetro corrisponde alle perdite nel ferro che sono quasi costanti da vuoto a carico, ossia nella prova a vuoto le perdite nel rame si considerano praticamente nulle o comunque trascurabili e quindi la P0 misurata coincide con le perdite nel ferro. Ora, con il valore di P0 e supponendo che V1 sia uguale a E1 a parte I segni, trascurando la caduta di tensione su R1X di 1, possiamo ricavare che R con 0 è uguale a V1 quadro diviso P0 e quindi ricaviamo R0. Poi da questa formula possiamo ricavare il cosφ 0, quindi abbiamo ricavato R0 cosφ 0. Da questo possiamo ricavare φ0 e tangen φ0 e infine da questa formula ricaviamo anche x0. Abbiamo così ricavato I parametri trasversali del circuito equivalente e possiamo ricavare quindi P0 percentuale, I0 percentuale, cosφ0 l'abbiamo già visto. Allora,
Chiudiamo, facciamo quindi un riassunto finale. A cosa è servita la prova a vuoto? Abbiamo misurato V1, V2.0, P0 e I0. Da questa relazione qui possiamo ricavare cos φ0. Da P0 e Sn, che è un dato di targa del trasformatore, possiamo ricavare P0 percentuale. Da Sn e V1 ricaviamo la I1n, che insieme a I0 ci dà la I0 percentuale. Dai calcoli visti alla slide precedente otteniamo R0 e X0, e soprattutto la prova a vuoto ci consente di misurare le perdite nel ferro. Vi pare poco? Chiudiamo questo video ricordandovi che se qualcuno volesse delle lezioni private di elettrotecnica su Skype, questa è la mia mail. Grazie per l'attenzione, per essere stati insieme a me con questo video e arrivederci al prossimo.